Lino Guanciali, Gabriela Pession, in scena al Teatro Petrarca per la rilettura del grande classico di August Strindberg, After Miss Julie, opera poi riadattata da Marber che l'ha ambientata nell'Inghilterra degli anni 40. In questa versione però la notte è quella del 29 aprile del 1945 a Milano e i festeggiamenti sono quelli per la liberazione dall'occupazione nazifascista. Ma non siete sopraccitati anche voi? La liberazione! Finita la guerra! Finito il fascismo! Sì, signorina! Immagino che siate felici! Sì, signorina Giulia! Ma io questo è un testo che ho voluto fortemente, ho preso i diritti personalmente dall'Inghilterra, mi sono messa in contatto con l'autore che è Patrick Marber perché mio marito interpretava il ruolo che è oggi di Lino Guanciale in una versione cinema, in una versione teatrale inglese, per cui io quando vidi lo spettacolo After Miss Julie a Londra me ne innamorai, ho voluto farlo tradurre e appunto ho aspettato che approdasse in mani giuste per essere prodotto come io volevo che fosse. Ed è nella cucina di un'antica villa alle porte della città che la signorina Giulia, giovane donna dell'alta società, decide di abbandonarsi alla trasgressione. Il soggetto del desiderio è Gianni, giovane autista e capo della servitù che finisce suo malgrado in una situazione complicata che rischia anche di mettere a repentaglio il suo rapporto con la cuoca Cristina, già sua promessa sposa. E vieni a ballare con me. Mi piace il tuo modo di portare. Gli altri uomini sembra che abbiano tutti un piede qui, no? Come desidera, signorina. Sono al suo servizio. Ma non è un ordine, è un invito. Ovviamente un ruolo femminile, controverso, tenerissimo, disperato, epico, poetico, crudo, ironico, sensuale, cioè è veramente una protagonista che ha talmente tanti di quegli elementi dentro che ha una tale libertà di movimento all'interno della scrittura che ogni sera è un'avventura diversa a portarla in scena, perché non so bene da che parte mi tira, ogni sera è differente.